Buonasera, buonasera, ben ritrovati anche oggi dentro l'armadio con voi e soprattutto con Stefania Cattaneo. Buonasera. Buonasera, buonasera Adriana e a tutti, ben ritrovati, grazie perché in tanti ci state seguendo e ci state dicendo insomma che i nostri consigli sono utili, ma mai come stasera. Eh sì, infatti vedete che di fianco a Stefania non è da sola perché c'è una sagoma, ma in realtà è quello che c'è sulla sagoma che ci interessa, perché è un ordinatore. Esatto, no? Un ordinatore in questo caso di piccoli bijou. Però ce ne sono di tutti i tipi e la cosa importante è che dentro il nostro armadio ci sia ordine. Esatto. Questo non è soltanto per le fashion addicted, ma anche per le donne, persone comuni che hanno fretta, perché se c'è ordine tu trovi tutto e sei vestito in una maniera decorosa. E poi trovi le cose piegate e stirate, non trovi tutto alla rinfusa. Quindi possiamo sintetizzare dicendo che oggi dentro l'armadio c'è l'armadio. C'è l'armadio stesso. L'armadio ordinato però. Assolutamente sì, e vi aiutiamo noi perché c'è una ricerca. Sì. Che spiega proprio come tante persone siano angosciate dal cambio armadio, tanto è vero che molti preferiscono fare l'armadio quattro stagioni, cioè tutto sì, senza fare il cambio, pur di non sistemare, riordinare, rimettere. Dipende anche quanto grande ce l'hai l'armadio, sì, no? Perché ovviamente se hai quelle cabine armadio enormi puoi lasciare anche tutto l'anno, se invece hai delle case più umane è chiaro che devi spostare e fare. Adesso il cambio della primavera è in questi giorni, è fondamentale, no? Perché è, quindi è giusto che il consigli dell'armadio vengano dati proprio in queste giornate. Esatto, allora guardate che bella differenza, sì, anche nelle nostre immagini tra un armadio ordinato e uno no, ma anche tra un cassetto di t-shirt sparpagliate, spiegazzate come dici tu, appallottolate, e invece un cassetto bel piegato. Tra l'altro dobbiamo anche dire che ci sono vari metodi di ordine. Quindi sì, esatto, io ho visto che questa sera tu ci suggerisci diversi metodi di ordine. Vediamo appunto le t-shirt prima e dopo, no? Che sono quelle queste. Che sono queste qua, e che quello che l'esempio che facevi tu, no? Di come no, adesso la vediamo, della differenza tra il cassetto alla rinfusa e il cassetto con le magliette invece ben organizzate. Esatto, però non per tutti è facile, sì. Per esempio bisogna mettersi in testa come fare. Iniziamo proprio con la cosa più pratica, cioè dobbiamo piegare tutti gli indumenti nello stesso modo. Eccolo qua, vedi, prima e dopo. Esatto, no, qua c'è un esempio. Questo è il tipico Marie Kondo, quindi piegati non in maniera orizzontale, come per sì, esempio questa camicia anche che noi abbiamo in studio, ma in verticale. In questo modo anche a volte è più semplice ritrovare le cose e si risparmia spazio. Ok, le magliette, no? Adesso l'argomento è magliette, no, però anche le camicie tu stai dicendo, sì, si possono mettere anche lì così. Diciamo che partiamo dalla parte alta, ok, dalle magliette. Il metodo è quello, andiamo avanti, ecco qua, questo è un ordinatore di magliette. Un ordinatore, praticamente fatto a di dépliant quasi, dove ogni maglietta è sostenuta da una plastichina e in questo caso si piegano tutti nello stesso modo. C'è un metodo, cioè tra una maglietta e l'altra c'è un foglio di plastica. C'è un foglio di plastica, questi li vendono già fatti. Sì. E l'importante è beccare le divisioni. Sì. Farlo tutto uguale, chiaramente. Sì. Voi lo mettete lì e dà una parvenza molto molto più ordinata. Ok. Noi intanto vi mandiamo intanto e vi spieghiamo questo metodo per piegare la t-shirt, che è dividiamola in maniera orizzontale con una linea immaginaria, risvoltiamo la manichina sia da un lato che dall'altra e poi lo pieghiamo o in due o in quattro. Mi raccomando però fatelo sempre nello stesso modo, altrimenti non avrete la parvenza di ordine. E l'importante è appunto avere la linea immaginaria in mezzo, perché sennò poi dopo quando la apri non è proporzionale, non è... È tutta sbilanciata. È tutta sbilanciata, esatto. Quindi la riga immaginaria si piega uguale, la manica in due, hai detto così? Esatto, una sopra l'altra come a X e poi sì, si ripiega tra loro formando un rettangolo immaginario come nella foto. Quindi prima la dividiamo con una linea immaginaria e poi ci la incorniciamo con un rettangolo e la pieghiamo e poi le mettiamo uno sopra l'altro, se possibile acquistando questi ordinatori, altrimenti no. C'è un metodo che è un metodo Kondo che noi abbiamo rappresentato, sì, anche di questa donna che ha scritto
invitato anche i libri, perché ha proprio inventato questo modo di piegare in maniera verticale. Quindi sì, tutti i cassetti con le magliette tutte in verticale. Magliette e camicie. Allora, eccolo qua, modo, è questo. Se tu non hai un cassetto profondo, riesci a vederle tutte. Sì. Perché sennò c'è il rischio che uno prenda sempre la maglietta sopra, poi magari uno te lo stira, non l'hai fatto tu, l'ha fatto il marito, l'ha fatto la sì, moglie, te lo stirano, te lo mettono sopra e tu metti sempre la stessa maglietta. Sì, certo, invece non sai cosa c'è sotto. Le vedi tutte. Quindi questi si comprano già fatti, no? Sì, sì, se non volete farlo, che non ve la sentite, li comprate già fatti e via. E quindi lì dentro tu metti le magliette piegate in quel modo. E questo è uno storage, un box, per puoi metterci le t-shirt, i maglioni, i jeans, qualsiasi cosa che tu pieghi in questa determinata e che quindi maniera, vedi dall'alto sostanzialmente. Il concetto è questo, sì, se non hai uno scaffale ma hai cassetti, sì, allora li vedi dall'alto e sai che cosa c'è sostanzialmente. Esattamente. Va bene. Poi andiamo avanti. Vietato piegare camicie, tu hai scritto. Piega bene. No, allora, come piegare le camicie? Questa è una delle cose più ostiche, sì, in realtà. Noi abbiamo portato un libro, una rivista, sì, per insegnarvi. Tutte voi l'avete a casa, la prendete, poi io vi ho messo anche il video. Praticamente aprite la vostra camicia, mettete tra le scapole... Sì. Tra le scapole, adesso poi lo vediamo rivista, anche nel video, certo. E poi impacchettate la rivista facendo un po' la linea. Allora facciamo così: eccolo qua, esatto, da una parte e dall'altra, e poi la ricoprite. La manica piegata così, esatto, ok? La piegate. Così sarà facilissimo. Fare... E la rivista la togli. Esatto, togliete la rivista. E siete subito pronte! Va bene. Questo perché così, dopo che l'hai stirata, non devi ristirare tutte le pieghe. Esatto, e poi tutte vengono semplice, uguali, perché prendete le dimensioni, quella linea immaginaria la fate voi in una maniera molto più veloce. Poi, se dovete viaggiare, avete tante magliette, magari una del padre, una della mamma, una del figlio, una della sorellina, come fare per impacchettare tutto magari la volta che fate una gita? In questo modo, ve lo mostriamo nel video, la t-shirt, la maglia più grande, poi ci mettete quella media, poi quella piccola e quella piccolissima, potete farlo anche voi con il vostro maglione, maglietta, canottiera, le mettete tutte, le piegate una sopra l'altra e poi le rigirate. Sì, sembra semplicissimo. Questo è per viaggiare, quindi ci lasciamo un attimo sì, l'armadio. Però i nostri amici poi hanno le puntate a disposizione sul sito di Telenove, posso certo, rivederlo. Quindi... Certo, certo. E poi tu, visto che parlavi di magliette da bambini, c'è anche un modo per insegnare ai bambini, no? Sì, un modo facilissimo. Non è sfruttamento minorile, ma è un modo per insegnare anche ai bambini a piegare divertendosi. Esatto, prendete una scatola dalla parte delle alette, se così vogliamo chiamarla, e poi aiutate il bambino, come nel nostro video, a metterci e stenderci sopra la maglietta. Praticamente piegando. Lui facendo così col cartone, la maglietta resta piegata. Sì, possiamo farlo anche esatto, noi. Esatto, non è solo per bambini, stavo dicendo. Per i pigri che vogliono divertirsi e fare questo metodo alternativo, che ormai si studiano tutti. Sì, sì, infatti sembra facilissimo. Questo bambino è bravissimo, è più bravo di me sicuramente. Tac, tac, tac. Quindi questo era il capitolo del piegare. Sì. Adesso invece occupiamoci dell'appendere, no, perché poi ognuno sa a casa sua se ha il cassetto o se ha l'appendino. Di appendini noi qua ne abbiamo qualcuno, abbiamo quello classico in legno dotato magari di una piccola fessura dove appendere le spalline delle canottiere sì, o dei vestiti, e poi eventualmente se aveste la giacca con il pantalone mettete certo, il pantalone e la giacca, oppure quelli, poi lo vedremo dopo per i pantaloni, attenzione perché tanti appendini di tante dimensioni diverse insieme fanno volume di disordine, sì, quindi se potete non per forza acquistatene, ma sfruttate quelli che avete delle stesse dimensioni, sì, il più possibile. Cioè quelli degli uomini che sono magari grossi, più grandi, non usateli per appendere i vestiti nostri, certo, delle femmine. Certo, pure la classica canottina appesa qua che scivola e ti rimane poi, questo degli anni. Poi ci sono anche vuoto, i trucchi per non fare scivolare. Certo, tra poco dei trucchi imperdibili. Allora, appendere abiti e canotte, eccolo qua, vediamo la prima. Sì. Vabbè. Beh, io intanto ho mollato gli appendini sotto, sì, li ho nascosti nel perché facevano studio, disordine. Sì, non li potevamo sopportare in una puntata del genere. Ecco, questo è questo tipico appendino aperto, cioè non so, io me lo sono trovata per anni in casa chiedendomi che cosa sì, a cosa fosse, serve? Per appendere il pantalone, non c'è bisogno che sia sulle due parti come nella foto, oppure anche la canottiera. Ok. Così ecco, entra dalla parte aperta. Esatto, ed è comodissimo. Andiamo avanti.
eccolo qua. Quelle di velluto. Quelle di velluto non fanno scivolare ed è una cosa un po' più costosa, ma poco, perché ormai bene, li vendono nei negozi di lusso te lo danno insieme al vestito. Esatto, ma ormai li vendono anche su internet a pochissimo e non fanno scivolare. Però in alternativa, appunto, noi vi possiamo dare un metodo per l'antiscivolo. Se avete delle grucce non di velluto per evitare che le spalline cadano, ecco che cosa bisogna fare. Prendete un elastico, lo avete tutti in casa, o per i capelli o per la cucina, lo arrotolate qua all'estremità dell'appendino, da una parte e dall'altra, come nel nostro video, e poi avete due praticamente ganci che vi impediscono di far scivolare. Perché si blocca lì, la spallina si blocca lì. Esatto. Va bene. E questo è un metodo super. Poi maglia più pantalone per organizzare, no, l'armadio, anche questo è importante. Anche qui, quante volte vi capita di bere una lattina o avere un sugo? Vi avanza quello che un tempo usavano gli adolescenti per fare mamma non mamma, quel gancino? Voi lo infilate nell'uncino del appendiabiti, lo limate perché magari perché se no ti ferisce, certo, e vi ferisce, lo appendete nel uncino e poi aggiungete un altro appendino sotto e così vi rimane il completo già pronto. Esatto, se non avete la gruccia 2. Sì. Ok. Va bene. Sono metodi per tutti. Andiamo avanti. Le giacche, ecco, questo non l'ho capito, spiegano meglio. Allora, come abbiamo quello che è scritto sopra in inglese, un perfect fit, cioè una perfetta forma della nostra giacca, per la giacca deve avere queste spalline grosse, non è un dettaglio. Sì, perché sennò ti si rovinano le giacche. Esatto, io ho visto armadi con delle giacche da uomo e delle grucce sottilissime, ma si sformano tutte. Ma anche le giacche da donna? Anche quelle da donna, perché okay, a meno che non sia proprio un modello con la senza spallina, sì, più camicetta quasi che sì, giacca, ma altrimenti quelle sfoderate, quelle più morbide, però le giacche strutturate, ecco, quelle strutturate, le giacche strutturate hanno bisogno della gruccia così. Esatto, quindi no, queste della tintoria di ferro. Queste ridate. Per cosa dalla le usiamo quelle? Ridati dalla tintoria. No, non si può adesso col Covid. No, non le vogliono. Va bene, denunceranno la mia tintoria che li ricicla. No, in teoria fino a poco fa non si poteva, se no le eliminate, le smaltite, no? Assolutamente. Andiamo avanti. Non si utilizzano per fare delle sculture, ho visto un uomo farlo. Sì, anche al MoMA di New York. Niente, questo era semplicemente per ribadire il fatto della spallina e di metterci sotto, quando possibile, anche il pantalone. Sì. Ci sono grucce, mi raccomando, la scelta delle grucce è fondamentale per avere un armadio in ordine. Salva spazio maglie, vediamo, eccolo, eccole qua. Ci sono queste grucce che in pratica prendono dalla forma orizzontale e possono diventare verticali, quindi eliminano lo spazio in più nel vostro armadio, cioè voi mettete sulla stessa gruccia 4-5 maglie e poi sì, si piega. Sì, quindi e infatti la vediamo salva che lo spazio. Sì. Perché vedete, nella foto di sinistra avreste tutte le maglie sono larghe. La stessa quantità di camicie di maglie. Ok, perfetto. Nella foto di destra invece è molto più ridotto e quindi salva lo spazio, a discapito un po' della facciata che risulta meno ordinata. C'è da dire che però nel secondo metodo, quello che fai vedere tu, serve più spazio in basso. Certo, sì. Però cioè l'armadio deve essere più ampio, perché se no ti toccano sotto. Toccano sotto, però col vestiti, con le maglie, quasi tutti la dimensione della maglia più o meno c'è. Cioè. Quindi ormai ci sta. Sì. Ok. Tranne nel tuo, perché sei fatto questa domanda. Sai perché? Perché lo riempo sotto. Ah, io metto altre cose sotto, di scatole o di maglie, quindi devo mantenere una certa camera d'aria. Va bene, ok. Adesso, questo, attenzione, abbiamo un modo innovativo per piegare anche i jeans. Però siccome siamo in ritardo, io farei così. Allora, ci fermiamo qualche istante, poi vi facciamo vedere il modo innovativo per piegare i jeans. Poi vi facciamo vedere le cravatte, vedete qua queste cravatte, come si appendono le cravatte, come si ordinano le borse. Non so se ce la facciamo fare tutto, sai? Forse come non fare piegare due puntate. I pantaloni. Ecco, come piegare e come non piegare i pantaloni. A tra poco. Rieccoci sempre con Stefania Cattaneo, stiamo analizzando cosa c'è dentro l'armadio, no? Per tenere l'armadio il più ordinato possibile. Adesso vediamo come piegare jeans, come ordinare jeans e i pantaloni. Allora, abbiamo un video da mostrarvi, ovvero che tutti noi siamo abituati a piegarli così, in una maniera orizzontale. Sì. Invece voi potete aprire il jeans su, quindi una
tutto completamente. Sì. Poi piegate la parte fino alla tasca internamente. Piegate fino ad arrivare con la in punta quattro, in quattro, fino ad arrivare con la punta finale del pantalone e poi ripiegate internamente il pantalone avanzato all'interno del jeans. Si vede nel video? Si vede nel facciamolo video. Facciamolo, vediamo. Eccolo qua. E poi chiudete e avete il jeans super super ordinato e piegato alla perfezione. Ed è anche piccolino, È piccolo. È piccolissimo, quindi nello spazio di due jeans ce ne stanno due. Quindi i jeans tu li tieni piegati, non appesi? Allora, se tu li vuoi tenere appesi, ti insegno anche il metodo per appendere i jeans tipico dei negozi. Che è il video successivo, che credo. Che è il video successivo, esatto, che noi lo replichiamo, ovvero... Eccolo qua, tanto c'è il video. Questo è il video proprio per impacchettarli quando partite, fare il metodo Kondo dei jeans. Sì. Perché poi il metodo Kondo lo potete fare sulle maglie, sui jeans. Di appallottolare sostanzialmente. Sì, di appallottolare. Ecco, sul jeans magari in casa, a meno che non ci sia veramente poco posto. Eccoli qua i jeans appesi. Sì, ecco, questi sono i jeans appesi con questo appendino. Quindi ci vuole quello aperto, tu dici? Quello aperto oppure anche chiuso, comunque, come vedi, tutti uguali. Sì. Sì. Tutti simili e soprattutto il pantalone senza riga si può piegare così, mentre il pantalone con la riga, sì, pantalone elegante, va piegato seguendo la riga. Beh, certo. Però come si fa a seguire la riga? Si prende il bottone, si tira verso il mezzo, sì, portando in avanti e facendo una specie di L, e poi la tasca deve andare così internamente. Sai che io li prendo invece da sotto? Da sotto e poi anche io prendo da sotto. Invece tu li prendi dalla vita? Anche dalla vita. Questo okay. Metodo che e poi chiaramente riprendere tutta la gamba, esatto. Tutta la gamba. Riprenderla. Va bene. Andiamo avanti. Ecco, gruccia con le pinze. Gruccia anche con le pinze. Un altro metodo per appendere, ovviamente non i calzini come in questo caso, lo eviterei. Ma non lascia il segno la pinza? La pinza va bene per quei jeans, quei tasconi, bermuda per esempio, che ti rimangono un po' gonfi nell'armadio, non sai quando li pieghi o li hai stirati, quelli vanno bene. O le gonne. Sì, ok. Le gonne, quelle gonne che hanno la parta. I jeans da uomo eleganti con la pinza no. Ok, però pantaloni eleganti li ho visti tenere con la pinza dal basso. Dal bordino, dall'orlo praticamente, cioè appesi a capovolti, sì, con la pinza, esatto. Giusto? Vedi che sono preparata. Andiamo avanti. Questa è la classica gruccia con l'antiscivolo in mezzo. Sì, ok. Quando si rompe buttatela, please, perché... Sì, no, quelle rotte da tenere in casa sono terribili, concordo. E cosa mettiamo sulla gruccia antiscivolo? Sull'antiscivolo il pantalone elegante. Ok. Quelli lucidi. Va bene. Grucce e pantaloni open sono quelle che abbiamo visto prima. Grucce legno cosa servono? Ah, quelle che abbiamo fatto vedere, sì. Un po' vecchie, un po' Ikea, diciamo. Va bene. Salva spazio pantaloni? Salva spazio pantaloni segue lo stesso principio del salva spazio magliette, ovvero che tu in orizzontale li appendi e poi li pieghi in verticale, anche qui come dicevi tu avendo spazio nell'armadio. Avendo spazio sotto, perché chiaramente l'altezza aumenta. Abbassa. Chiaramente, quindi dovete scegliere o mettete le cose sotto come me, quindi oppure non mettete niente e salvate in orizzontale. Ma tu sei contenta di aver messo le cose sotto? No, adesso che mi stai dando questa idea quasi cambio, però devo comprare quelle grucce così, esatto, che si trovano dappertutto. Chi usa le scatole mettetele con trasparenti oppure fateci l'etichetta, perché il rischio di avere inscatolato delle cose che non sai di avere. Ricordi assolutamente più. Questo è l'appendino che abbiamo anche noi qua in studio, che è il classico porta cravatte. Ah sì, passiamo alle cravatte. Sì, esatto, porta cravatte, porta foulard, scusate. Quindi qua che sono appoggiate così, ma quelle che hai tu sono molto meglio, quella lì, ok? Esatto, e potete anche arrotolarle volendo, ci sono degli ordinatori, poi ve li facciamo vedere. Eccoli qua. Li abbiamo anche portati per farvi un esempio, per cui la cravatta la girate su... La piegate prima mettendo la parte più sottile all'interno della linguetta dietro. Così, e poi si infila? Sì, okay. La infilate. Che però non si vede, grazie. L'ho infilata, esatto. Va bene. E così. Poi la arrotolate intorno alla mano. Ok, aspetta. Sì. La arrotolo intorno da qua? Sì, da qua. Girate. Sto improvvisando, girate. Vedi? Ok, tolgo. Ecco, togli e la mettete nell'ordinatore. Ah, ok. E queste sono effetto negozio. Ah certo, esatto. Quando vi aprono quei cassetti bellissimi e la mettiamo in così dentro l'ordinatore. Va bene, esatto.
Oppure se volete vedere la fantasia, girate dalla parte della fantasia. Certo. E così anche per i calzini, volendo. Anche le calze, sì, non a pallottolate tutte nell'armadio. Quindi tu nei tuoi armadi di casa sei piena di questi ordinatori. Tutti ordinatori, ce li ho tutti. L'unica cosa, per esempio, io mi sono pentita, se voi potete evitare di fare questo per esperienza, di aver preso ordinatori di tipi diversi. Quindi poi alla fine non stanno benissimo. L'ideale sarebbe avere man mano, poi quando avete capito quello che fa per voi, utilizzare quello, comprarlo sempre nello comprarli stesso tutti posto, uguali. Tutti uguali. Comprare tu. Ecco, tu hai ecco ad esempio le cravatte appese. Addirittura questo è un armadio attrezzabile. Sì, ormai li fanno gli armadi attrezzabili, no? Sì. Ma anche all'IKEA, senza certo. andare chissà dove. E lì praticamente fai fuori uscire la linea delle cravatte. Quindi questa linea della cravatta non è fissa nell'armadio, ma entra e esce. Entra e esce. Ah, quello è fantastico. Come i pantaloni, sì. Fantastico. C'è anche dei pantaloni, fatta allo stesso identico modo. Quello è utile. E invece hai fatto vedere anche un ordinatore, sembra una confessione da orologi quella. Questo è un ordinatore chicchissimo. Di cravatte. Abbiamo nominato ordinatore chic perché effettivamente rispetto all'altro che è in tela, costruibile, come vi abbiamo fatto un po' sì. vedere, ci mettete pochissimo, lo aprite, diventa una scatola. Non dico che si può fare quasi in casa, ma certo. Effettivamente sì, questo è molto di lusso e ha la parte sopra che praticamente è un antipolvere. Sì, sì, sembra, ripeto, sembra la scatola di gioielli. Questo occupa più spazio lui sì. di tutto questo il resto. Per chi ha tanto spazio. Per chi ha tanto spazio. O pochissime cravatte anche. Anche, esatto, più armadio di cravatte. E questo va bene anche, hai fatto vedere, no? Ecco, anche i foulard possono essere anche i foulard ordinati visto che così. Fatto una bellissima puntata sui foulard, quest'anno va certo. di moda e vi abbiamo fatto tirare fuori tutti i foulard delle nonne, delle zie, potete tutte mettere nello stesso ordinatore delle cravatte. Ok, va bene. E comunque gli ordinatori, siccome abbiamo iniziato la puntata facendo vedere l'ordinatore dei gioielli, sì. c'è anche dei gioielli, io questo non sapevo che ci fosse dei gioielli. Questo potete appenderlo perché come vedete si appende all'appendino e lo mettete nell'armadio. Poi ci sono anche quelli dei gioielli fatti un po' come cofanetto, il classico sì. porta bijou. E ordinatori anche per il bagno, per esempio. Tu hai portato, esatto, hai fatto vedere l'ordinatore per il bagno. Per il beauty, anche. Allora questi smalti, invece di metterli in una scatola e poi lasciarli lì per sempre. E ci dimentichiamo anche di averli. Certo, perché poi andrebbero anche aperti. Se voi li aprite vedete che fate già un bellissimo ordine perché i tre quarti li buttate. Cioè, non sono d'accordo. Sono da togliere e poi li mettete tutti ordinati all'interno di queste scatoline salva spazio. Anche l'ordinatore intimo hai preparato e portato l'intimo anche quello. L'intimo, per esempio, i reggiseni. Lì è molto facile ordinarli, li mettete tutti dalla parte delle coppe sì. e tutti girati nella stessa direzione. C'è nella foto, foto sì. esatto. E così li trovate subito con grande facilità. E gli slip piegati vicini, non appallottolati, no, ecco. Non con delle palline buttate nel cassetto. Anche io uso questa parola, appallottolati. Esatto, va bene. E vi facciamo anche vedere, visto che abbiamo fatto per le t-shirt, un sì. prima e dopo anche per i calzini, perché sì. quello merita. Per il prima credo che nessuno, dai, no, forse un uomo che vive da solo. Ma sì, ce ne sono tanti. Che hanno il cassetto delle scarpe così, delle calze così. Va bene, andiamo a ordinare le scarpe adesso. Ecco, questo è un bel lavoro, perché sì. tutti sogniamo la cabina armadio di Sex and the City, in realtà poi la realtà è che abbiamo tantissime magari scarpe che non vogliamo buttare, di numeri che forse ci andranno bene, piuttosto che la scarpa di quando corriamo, anche se non corriamo mai, però ci dispiace buttare. E quindi come fare a ordinarle? Ci sono gli stessi ordinatori come questo, dei gioielli fatti così, cioè un velcro che si appende all'appendino e potete Eccolo mettere qua. Nell'armadio, magari avete poche cose appese e riuscite a infilarceli. In questo modo voi, la vostra scarpa rimangono tutte infilate e sono molto comode. Domanda. Sì. Le scarpe le metti insieme ai vestiti, non è che c'è un problema anche igienico? Dovresti mettere da un'altra parte, esatto. magari dove hai un'altra. Esatto, dividere l'anta in qualche sì. modo. Va bene. Ne hai messi tanti di ordinatori di scarpe. Per ogni genere, perché sì. poi ognuno si trova bene. Per esempio, tu hai già visto che comunque dici, io nel mio armadio non ho una parte che voglio dire dedicata esatto, isolata. Isolata, sì. quindi preferirei averle in un altro posto. Per esempio dei contenitori, delle scatole trasparenti, lì vedete benissimo sì. che scarpa c'è all'interno, quindi è cioè, molto queste facile. Sono delle scarpiere moderne. Certo, delle scarpiere moderne, low cost, perché comunque sì. sono low cost, e comodissime. Tra l'altro c'è da dire che la cosa che abbiamo guardato è di assecondare la comodità e la praticità. Quindi in queste scarpiera, per esempio, trasparente, sicuramente voi vedete che scarpa c'è, perché tenere le scatole delle scarpe a volte... No, non sai mai cosa c'è dentro. Non sai
sai poi cosa c'è dentro, certo. A meno che tu non sia un tipo ordinato che mette ogni scarpa nella sua scatola. Certo. E ok. Oppure ce ne sono orribili come quello. Ecco, c'è quello, questo qua io quando l'ho visto ho detto ma perché hai messo una cosa così orrenda? Questo qua è veramente orrendo. Magari c'è chi ha spazio a quelle cantine abitabili. Esatto, esatto, perché questo non lo puoi mettere in camera da letto o neanche nell'ingresso, no? Questo devi avere una stanza scarpiera. O una stanza magari per la serie cabina armadio nella quale ti spogli all'ingresso e metti queste scarpe. Uno spogliatoio. Perché poi ruota un po' come gli espositori dei negozi per le calamite. Beh, è comodo perché le trovi tutte lì. Comodo, le vedi e chi può, che ha lo spazio, questo è quello rotondo, può utilizzarlo. Tu hai fatto tanto. Anche un prima e dopo anche delle scarpe. Allora, qui un prima e dopo con questo, che è uno strumento molto molto comodo. Il prima ci fa vedere lo spazio occupato da delle scarpe messe in posizione come se fossero delle gambe, insomma, non so come spiegare. Beh, una per una. La parte di sinistra le mettiamo come se le stessimo indossando. Sì. Quindi avvicinate. Nella parte di destra invece c'è un ordinatore che ce ne mette una sopra l'altra. Sì. Questo volevo spiegare. Eccolo qua. Questo si può ampliare a seconda della grandezza della scarpa, se è una ballerina, se è una scarpa da tennis, se è una scarpa elegante col tacco, e quindi sostiene tutte le scarpe e occupano lo spazio di una scarpa. Questo è fantastico. Questo cioè... è fantastico, io ne ho tanti, vi dico già che si spezzano, nel senso che sono due parti che si montano insieme. Sì. E poi uno dei due ogni tanto... Prima o poi cede. No, prima o poi... Non cede, quando prendi la scarpa si apre, lo rimonti. Non, ah, ok. È fatto apposta così, cioè tu prendi la scarpa... Si stacca poi si richiude. Si stacca e si riattacca. Va bene sia per i tacchi che per le scarpe da ginnastica. Esatto, effettivamente dimezza lo spazio completamente della scarpa, perché tu lo spazio di due ce ne metti una. Però questo... Lo spazio di una ce ne metti due. Sì, se no... nelle scarpiere, le classiche scarpiere, un aggeggio così, anche questo ti fa guadagnare spazio. Altro che, questo è miracoloso e costa pochissimo, meno di tutti gli altri. Questi ordinatori si trovano anche sui motori di ricerca, sì, no? Senza fare pubblicità, sì, sì, sì. Però insomma ce l'abbiamo tutti. Assolutamente. Borse, allora per la serie le borse sono sempre un po' un problema perché si sformano, perdono la forma originale, quindi non tutti hanno lo spazio per metterle, certo. E quello è un problema. Allora può essere una soluzione perché mettendole in un appendino come questo, ma per borse, rimangono tutte questo non sapevo che esistessero, gli appendini per borse. Questo è della Domopak, c'è anche al supermercato per intenderci, lo vendono tutti, sono trasparenti, sono comodi e riesci a mettere per dire anche la carta nella borsa che non vuoi che si rovini, sì. Piuttosto che le vedi e le appendi nell'armadio ed è veramente comodissimo. Certo, nel caso in cui tu non abbia l'armadio lungo per dedicare la borsa ma degli scaffali, allora lì ci vorrebbe l'ordinatore in orizzontale. L'ordinatore in orizzontale oppure chi vuole anche nella scatola, però dicevamo trasparenti altrimenti. Eh sì, scatole trasparenti, se no non sai mai quello che hai. Le borsette tra quelle che ti passano e quelle che ti compri. Sì, poi sono troppe. Sono tantissime. Andiamo avanti, ecco poi, ecco l'ultimo aspetto sono gli le asciugamani. Scatole, dicevamo, le scatole e gli asciugamani anche, perché qualsiasi cosa noi scatoliamo, solitamente sono appunto asciugamani, piumini e sì. Quant'altro, dove è importante che noi riusciamo poi a vederli, quindi controllate quando comprate una scatola. Sì, che abbia almeno una parte trasparente. Almeno una finestrella. Esatto. Per sistemarli, anche chi ha il letto a contenitore. Che ecco, è una buona te lo stavo per chiedere, vedi, ecco, chi ha il letto a contenitore. Può mettere gli asciugamani, sì. I piumini, sarebbe meglio metterli appunto in cellofanati, sì. E se riuscite addirittura con l'aspirapolvere a metterli sotto vuoto, lì dimezzate davvero lo spazio. Ecco, perché quando lo porti in tintoria te lo danno quasi sempre ormai sotto vuoto, no? Sì. Il piumino dopo, adesso finito l'inverno lo stiamo andando a portare tutti chi non ha la lavatrice enorme, certo. E lì te lo danno sotto vuoto, ma lo puoi fare anche a casa comunque lo puoi fare, ci sono tantissimi aspirapolvere che tu compri i sacchetti sotto vuoto, stacchi praticamente diciamo la parte che utilizzi per aspirare rimane la polvere, col tubo, rimane col tubo, il tubo lo incastri nel sacchetto sotto vuoto e così aspiri praticamente tutta l'aria, aspiri l'aria e dimezzi lo spazio. Esatto, quel problema è quello, è che riesci a farcelo stare. Tu hai una casa così perfetta? Adesso sì. Certo, se no non potremmo fare la trasmissione. Va bene, abbiamo ordinata, detto tutto, ma mi non sembra perfetta, ecco. No vabbè, però ordinata è già quello. No, intendevo perfetta come ordine. Come ordine devo dire
la verità che sto aiutando anche a sistemare una mia amica. Ecco, e vedi. Adesso c'è chi ne ha fatto un lavoro. Ci sono quelli che sistemano gli armadi dei VIP che guadagnano, sì, tantissimo. No, ma c'è anche una serie televisiva, sì, che ti spiega come sistemare casa e come sistemare gli armadi. Quindi noi adesso l'abbiamo fatto in questa puntata rapidamente, però c'è chi... Certo, però la è un lavoro infinito, perché in realtà c'è sempre un metodo migliore, quindi man mano, to be continued. Vi daremo degli aggiornamenti, va bene. Intanto io ringrazio Stefania Cattaneo, come al solito potete scriverci sui nostri social anche per, se avete delle domande, sia Stefania sia Telenova 18. E poi rivedere anche i metodi per piegare sui nostri video, sui nostri tutorial. Esatto. Va bene, grazie a tutti, ci vediamo la prossima settimana, ciao. Grazie, ciao.